Avevamo ragione. L'NSA ha chiuso l'intero Expo Center. Hanno schierato l'esercito regolare. Ci sono pattuglie ovunque. Dovrò stare attento, non posso uccidere degli innocenti. Sei certo di non voler aiuto? Tu rimani con Teresa. Cercherò di star loro alla larga. Trovato qualcosa? Stiamo preparando l'ultima fase dell'operazione nella sezione cinese. Abbiamo dei dischi qui. Vuole venire a vedere? Arrivo. State in guardia. Holman ha detto di non aver dato informazioni a Xing, ma non gli credo. Logan potrebbe essere in agguato. Sì, signore. E state lontani dall'esercito. L'operazione deve essere discreta. Non ci serve uno scontro giurisdizionale con l'NSA. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Siphon Filter 2. Inizio del CD2, tra l'altro, questo era l'inizio del secondo disco, dove abbiamo una missione molto particolare, anche molto lunga in realtà. Mi ricordo appunto essere molto lunga, dato che siamo all'interno del Farcom Expo Center, ovvero quella stessa zona che nel primo Siphon Filter avevamo praticamente esplorato. Con Fagan, il responsabile ovviamente del Siphon Filter, o per meglio dire colui che stava lavorando al Siphon Filter, che poi ci ha permesso praticamente di scoprire il tradimento di Markinson, se vi ricordate un pochettino la trama del gioco. E adesso invece la dobbiamo riesplorare in veste diverse, con Ninja Gabe addirittura, perché la skin che avremo adesso si chiama appunto Ninja Gabe. Quindi ci troviamo all'interno del Farcom Expo Center. Secondo le informazioni fornite da Lian, Fagan avrebbe nascosto i dischi con i codici di criptaggio da qualche parte all'interno del Farcom Expo Center. Morgan sta conducendo l'operazione di recupero dei dischi proprio ora. Dovrà installare una carica di C4 per liberarti delle sue guardie e sottrargli i codici. Se necessario, sfrutta l'impianto di ventilazione dell'edificio per raggiungere l'obiettivo. Il Farcom Expo Center è stato chiuso all'NSA. Sono in corso delle indagini sul coinvolgimento di Fagan negli attentati. L'esercito sta per spedire il materiale della mostra ai magazzini governativi. Evita ogni contatto con le truppe e, se necessario, usa la balestra o il taser. Proprio perché i soldati, essendo comunque innocenti in questo caso, non devono essere uccisi, mentre invece gli uomini dell'agenzia e gli uomini di Morgan sì. Possiamo ucciderli. Ecco qua, Ninja Gabe, guardate quanto è fiero. Allora, cominciamo subito salendo da questa parte, perché se non ricordo male dovrebbe esserci un... No, forse non è qua. Allora, qui se lo ammazziamo... Ecco. Questo si allarma, però non può farmi nulla perché... E praticamente no. Allora, sali, eccolo là. Allora, qua non lo posso ancora vedere. Si è messo praticamente qui sotto. Eccolo. Ok, abbiamo fatto fuori. Forse era dall'altro lato il forziere che mi ricordavo. Allora, HK5 silenziatore, questo è molto figo. Queste sono le munizioni invece per la 9mm. Mi ricordo che c'era forse la carabina o qualcosa qui, o forse mi ricordo male. No, mi ricordavo una cosa del genere, invece a quanto pare no. Va bene. Possiamo andare avanti. Anche perché, come vi ho detto, la missione è comunque molto lunga. Logan è nell'edificio. Chiamate altri uomini. Ah, questo mi ha visto?
Questo tra l'altro dovrebbe farmi forse... Eh sì, questi hanno tutti il giubbotto antiproiettile. Ah, facciamo attenzione. Non capisco come mi abbia visto quello in realtà. Allora loro dovrebbero... Allora, quello adesso lo aspettiamo. Dovrebbe fare avanti e indietro. Ma che pezzo di merda? Madonna mia. Niente, proprio in che cemento armato. E vedi, quello la fa colpa alla testa, mi ricordavo. Questa, se vi ricordate, era la stessa zona dove con Fagan. Allora io vorrei prendere questo qui. Minchia, ma guarda, guarda che qua. Stiamo giocando a nascondino. Ok. Anche perché, esatto, questo è il giubbotto antiproiettile. Mi ricordavo tra l'altro che uno di questi avesse il giubbotto antiproiettile, solo che non mi ricordavo chi. Ok, sfruttiamo il sistema di ventilazione, come ci ha detto l'inizio del gioco, cioè l'inizio del livello, anzi. Madonna, i comandi sono terribili, vi giuro, voi non avete idea di quanto siano brutti i comandi qui su, non, cioè su PlayStation non me li ricordavo così brutti i comandi. Qua sono orribili. Proprio orribili. Esatto. Ok. Eh sì, praticamente poi mi costringono a fare questo. Attenzione, lì c'è qualcuno. Minchia. Subito mi ha colpito. Ma vai, ma perché? Non l'avrei voluto prendere in realtà il giubbotto antiproiettile. Sì, perché poi devo salire di là. Ah, mi ricordo se qua c'era qualcosa, no? Che mi ricordo che c'erano i,
i forzieri con le armi, con le armi particolari. Solo che però non mi ricordo dove si trovano, anche perché qui c'era la mitraglietta, quella piccolina, quella marrone che non mi ricordo come si chiama. Ovviamente tutte le munizioni dell'HK per il momento le sto risparmiando, perché mi serviranno dopo. Comunque sì, questa missione era veramente lunga. Era veramente veramente lunga. Cioè, vi giuro, mi stanno facendo male le dita per come sono stati fatti male i comandi su questo Siphon Filter. Ma penso che sia comunque un problema più del porting che di altro. Ecco, qua ci sono invece i soldati che non devo assolutamente colpire. Quindi per il momento andiamo di qua, che devo colpire soltanto con il taser. Fermo, dove sei? Cazzo. Sì, allora mi sa che lo devo buttare giù da qua questo. Eh sì, infatti qua ho la possibilità di poter mirare con la balestra. Yes. Mi ricordavo che questo qua in realtà poi si girava e parlava con un altro soldato, però forse era più avanti questa scena. Eccolo, sì. Ah, era questo. Schneider non ha più chiamato, andiamo a vedere. Maledizione, chiama il comando e di loro che abbiamo un intruso. Troppe Ah, sono tutte e due. Abbiamo un intruso. Troppe interferenze, torno indietro per tentare di chiamarli. Io rimango qui, sta attento. Ah, ecco, vedi, questi due erano quelli che parlavano. Dannazione. Vabbè. Scusa, ma non doveva essere girato... Ah, è girato da questo lato. Mi ricordavo fosse girato dal lato del... del soldato. Esatto, perché ora c'è questo qua che tenta di comunicare, che poi in realtà fa il ceppo. E noi possiamo andare avanti. Allora, vediamo se era qua la mitraglietta che mi ricordavo. Oh cacchio. E tu che ci fai qua? Poi bastardi neanche si vedono praticamente nel... Ok, no, non era qua allora. Anche perché di là è chiuso, infatti noi dovevamo passare da qua, e c'è questa apertura. Esatto. Esatto. Accidenti, è l'ombra di questo mese? E credo che nessuno lo verrà a reclamare. Questi stanno guardando palesemente una rivista erotica. Eccolo. Ricevuto. E questo è il segreto di questo livello, dove appunto fa ricevuto. Allora, lì c'è il soldato, ora lo andiamo ad addormentare. In un altro di questi armadietti, forse, se non ricordo male, c'erano... No, mi ricordavo ci fossero le munizioni per l'HK, invece non c'è. Allora, qui invece dovrebbero esserci uomini di... Uomini di...
Ok. Se non ricordo male, qua adesso dovrebbero esserci di nuovo gli uomini di Morgan. Però forse non adesso. Aspetta, ma mi sa che mi sto confondendo con la seconda parte del livello, perché nella seconda parte del livello, che poi c'è anche la fuga dall'Expo Center. Ecco, vedi? Lì c'è un altro soldato. Eh sì, se non ricordo male. Poi c'è il ritorno da questa parte, dove io qua devo sparare all'interruttore dell'ascensore per farlo scendere addirittura. C'era questo trick. Minchia, ma quello ora adesso devo fare attenzione. Che fa tutto il giro. Quindi mi vede. Sì, quello lo dobbiamo fare fuori con la balestra. Sì, decisamente. Yes. Ok. Sì, sì, mi sa che mi sto confondendo con la seconda parte. Ok, qui saliamo. Qui dovrebbe esserci forse il giubbotto o cosa? No. Oh, io mi ricordo forzieri che non esistono. E molto probabilmente me li sto confondendo con l'altra parte della missione, che sarà tutta praticamente una sorta di fuga continua. Perché una volta che avremo piazzato il C4 e tutto scoppierà, sarà un fuggi-fuggi generale. Logan vuole giocare, mandate qualcuno là dentro. Ecco, qui adesso dobbiamo fare attenzione, perché forse ci sono quelli che mi sparano. Esatto, c'è anche una cosa in più adesso da fare. Questo forse aveva il giubbotto antiproiettile? No. Bene, abbiamo anche le granate. Tanto... ah, vaia. Che tanto non utilizzeremo praticamente mai, perché... figurati se Gabe utilizza le granate. O figurati se io utilizzo le granate. Qua, allora, sì, questa è la parte dove c'erano i tizi della vera. Pronto, mi senti? Toh. Tieniti il rapporto. Madonna mia, ragazzi, sto con l'analogico è impossibile da giocare. Vi giuro. Allora, ecco, qua ce n'era uno. Probabilmente da qua lo riesco a pigliare. Forse da qua sì. Olè. Ecco, facciamo attenzione, perché lì praticamente, se evitiamo di farci vedere, possiamo tentare di eliminarli tutti in maniera silenziosa. Allora, così dovrebbe essere l'altezza giusta per il colpo alla testa. Merda. E che cazzo? Madonna, l'ho lisciato due volte. Fanculo. Ecco, vedi? Lì c'è l'altro. Più che altro perché così non li faccio correre a destra e sinistra.
Ecco qua. Perché sennò inizierebbero a correre e sarebbe un casino. Invece così, visto, li ho praticamente già fatti fuori e siamo a posto. Qua si scende. Sì, qua ogni volta era un casino per scendere nella maniera corretta, perché mi buttavo e... Ah, minchia, là c'è l'altro. Ah, vai, madonna mia. Cioè, madonna, cemento armato. Minchia, gli ho sparato 26 colpi in testa, in faccia, praticamente niente. Madonna mia, sfatti con un M16. Cioè, manca a dire con una pistola a giocattolo. Cioè, un M16. Niente, siamo in fin di vita, senza motivo. Qua non mi ricordo se lo spuntavano dietro gli altri. Una volta arrivati qua, forse spuntavano da là dietro due. Forse no. Qui ovviamente se prendiamo la discesa possiamo scivolare. Possiamo riscivolare giù, ma non è questo il nostro obiettivo. Qui c'era il lucchetto forse a cui dovevo sparare. Nope. No, mi sa che... Eccoci qua. Oddio, non mi ricordo da dove dovevamo andare qua. Ah, da qua forse, sì, che c'era il corridoio. Cazzo. No! Minchia, mi ha beccato. Minchia, qua è proprio... Ora, giustamente, con questi HP è... Dio, madonna di Dio. È proprio... Sono one shot, one kill. Ecco. Dannazione. Che cazzo l'ho visto? Dannazione. Scusa, ma... Dannazione. Boh, questo c'ha gli occhi dietro le spalle praticamente. Cazzo sei scemo. Scusa, ma che giro fa? Ok. Liam, sto sistemando l'esca. Stai pronta ad attivarla al mio segnale. Ok. Allora, qua non credo che ci fosse altro da fare. Quindi dobbiamo tornare indietro adesso. Ah no, qua c'è il condotto. Sì, ragazzi, sto livello è un casino. È veramente veramente lungo. E tra l'altro questa è la prima parte, perché c'è anche la parte dove è tutto distrutto, cioè dove poi viene distrutto tutto praticamente. Io devo scappare, devo uscire. Non è in questa sezione.
Niente, comandi completamente fuori di testa. Ma porca troia. Per forza. Però è buono perché questi hanno il giubbotto antiproiettile, quindi. Uno purtroppo il giubbotto antiproiettile non glielo posso prendere, perché ovviamente facendolo esplodere con la granata gli ho praticamente tolto tutto. Perché in realtà il giubbotto antiproiettile... In realtà il giubbotto antiproiettile... Oh cazzo! Perché in realtà il giubbotto antiproiettile... Può essere... Oh merda! In realtà il giubbotto antiproiettile, come stavo dicendo, se magari non mi interrompessero... Qua dobbiamo essere velocissimi. Ok. Quindi stavo dicendo che il giubbotto antiproiettile in realtà può essere buttato giù, cioè può essere distrutto se si colpisce insistentemente il nemico. Ecco, siamo spuntati praticamente dall'altro lato dove c'era la piramide, quella sezione a piramide. Ah minchia, qua. Non usiamo la balestra. Cioè cerco di non sprecare la balestra, perché la balestra è molto utile più avanti. Quindi il giubbotto antiproiettile può essere distrutto, cioè nel senso, se io continuo a colpire il mio avversario sparando insistentemente, posso buttarlo giù il giubbotto antiproiettile, solo che ovviamente non conviene, perché nel momento in cui io cerco di buttare giù il suo giubbotto antiproiettile praticamente muoio, perché per un fattore di difficoltà del gioco giustamente il mio avversario deve avere il giubbotto antiproiettile più resistente, più forte del mio. Questa è la sala, se vi ricordate bene, dove Mara Aramov e Markinson praticamente hanno mostrato la loro... Ah, minchia. Hanno mostrato la loro... praticamente la loro identità. C'è un maledetto. Guarda che c'è. Sì. No. Sì, perché c'è praticamente quello che mi vede da lì. Ah, ma si muove. Ah, ecco, ok. Ah no, è un altro? Scusa, ma quanti sono allora? Dannazione.
Dannazione. Madonna mia, che palle. Dannazione. Perché praticamente trovano il corpo. Quindi a questo punto devo fare così. Non me la ricordavo sta sezione, sinceramente. Potrei anche fare con le con la balestra. Potevo farlo anche con la balestra, però sinceramente la balestra evitiamo. Poi ovviamente le ventole non colpitele, perché sennò morite. È morte istantanea. Sì, l'ho provato da fare da piccolo. Non vedo niente. Il comando dice che è saltata l'energia. Rimaniamo in posizione fino alla riattivazione. Cos'è successo? Non ne ho idea. Questi sono comunque soldati, quindi... quindi dobbiamo comunque... infatti il gioco ce l'ha segnato. Dobbiamo comunque fare attenzione. Qua c'è la sala di Stonehenge, se ve la ricordate, per chi magari se la ricorda di... Dove... Logan è passato di qui. Occupatevi di quegli uomini e poi seguitemi. E attivate i visori notturni. Ai. Questi sono gli uomini di... questi li possiamo uccidere. Ci sono gli uomini dell'agenzia. Anche giubbotto. Ma vaffanculo. Con sti cazzo di giubbotto antiproiettile ogni 20. Ogni 20 secondi. Madonna che palle. Poi vedi, ve l'ho detto. Cioè, loro hanno il giubbotto antiproiettile più forte. Perché per una questione di difficoltà, anche se tu gli spari per tentare di togliere i giubbotti antiproiettile, loro sono più... loro sono più resistenti. Sì, però veramente sono fastidiosissimi. Voi non avete idea di quanto siano fastidiosi. Allora, qui invece dobbiamo salire sulla statua, cioè sulla costruzione di Stonehenge. Sì, questa me la ricordo. Esatto, perché vedete lì c'è praticamente il condotto. Ai. Ah, forse non dovevo salirci su Stonehenge. Mi ricordavo di sì, perché poi devo lanciarmi e aggrapparmi praticamente al... Io mi ricordavo di sì. Cioè che dovevo salire qua e poi mi sarei tuffato praticamente. Infatti, vedi, devi... è che devi andare... vabbè. Comandi a banana, ovviamente. Come ho fatto ad amare questo gioco nella... vabbè, sì. Abituato, cioè, allora, un giocatore abituato ai giochi di oggi, riprendere in mano un titolo come Siphon Filter è, boh, praticamente l'anticristo. Ecco. No, vabbè, non ho parole. Anzi, facciamo una bella cosa. Visto che qua possiamo fare questo, almeno sfruttiamolo. Ecco, me la ricordavo io questa sezione, un po' di platforming
in un gioco dove il platforming non c'entra niente. E qui finisce il livello. Ecco. Ora il problema sarà la seconda parte del livello, dove praticamente viene distrutto tutto, i nemici sono incazzati come dei mostri e noi ovviamente dobbiamo uscire dall'Expo Center. Ma per il momento è tutto, quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.